Ragazzi, ma meno male che ho i cheat, perché mi sa che ho trovato l'ingresso segreto. Non ci sono 106x, vero? Ma eccolo qua, è vero che ho i cheat. Dato che ieri, ragazzi, abbiamo catturato SCP-096X, guardate qua cosa ho creato. Ho creato una trappola, appunto, per cercare di catturarlo, per cercare forse di farlo fuori, non lo so. Ma prima di tutto, per farlo vedere, dovete lasciare un bel mi piace in questo momento. Ma soprattutto, se sei nuovo e ancora non sei iscritto al mio canale, iscriviti col tastino rosso qua sotto, c'è scritto iscriviti. Mi raccomando, è importante, perché tantissimi di voi, ragazzi, stanno guardando i miei video ma ancora non sono iscritti. Cioè, guardate il mio personaggino, vi sta dicendo sì con la testa per iscrivervi al mio canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, è importantissimo. Comunque, abbiamo una trappola qua davanti a noi. Lo so, qua c'è una botola, porta delle cose. E qua, ragazzi, guardate chi c'è. C'è lui, c'è SCP-096X, che abbiamo catturato nello scorso video. Però, ragazzi, prima di farvelo vedere, io sono troppo curioso, perché come vedete io ho portato il video della serie principale anche ieri. Però ultimamente lo sto portando di più, perché fidatevi, questa serie qui sta diventando veramente bellissima. E in più col team di hacker sta succedendo sempre qualcosa. E allora so che anche voi siete molto curiosi. Diamo subito un occhio se c'è qua sotto Matteo. Sì, c'è, perfetto, meno male. Loro me l'hanno ancora portato via, ragazzi, meno male. Comunque, voglio subito andare a vedere, ragazzi, com'è la situazione nel bunker. Perché sapete, ragazzi, il bunker di hacker è qua sotto e ogni giorno aumenta sempre di più. E io finalmente oggi ho trovato il coraggio, grazie ai vostri commenti dello scorso video. Quindi commentate con l'hashtag Forza Marco, che metto il cuore a tutti quanti voi, ragazzi. Mi raccomando, commentate. Ho trovato il coraggio per cercare di trovare un passaggio per andare sotto nel bunker di SCP-106X. Ok, allora, vediamo ancora un attimino. Il codice era 7421, come sempre. Perfetto, ragazzi, stiamo entrando. Dopo vi prometto, vi faccio vedere la trappola. Quindi guardate tutto quanto il video, perché è molto importante. È una trappola molto bella e intelligente. Chiudiamo la porta prima che arrivi qualcuno. Allora, anche questo codice qua dovrebbe essere 7421. Dobbiamo assolutamente trovare un modo per passare sotto il bunker degli SCP-106X. Stiamo attenti però, ragazzi, perché per ora mi sembra che la situazione sia... Eccone uno, eccone due. Due, sono finiti? Non c'è più nessun altro? E il terzo dall'alto è arrivato anche! Cosa? Un SCP dall'alto anche? No, mi è venuto un brivido anche per questo, ragazzi. Vediamo se arriva qualcun altro. Perfetto. Mamma mia, meno male, credo siano finiti. Ok, calma Marco, calmiamoci. Allora, dicevo, mi avete detto, ragazzi, nello scorso episodio, io ho veramente molta ansia di togliere i tappeti per vedere se c'è qualche passaggio sotto, per vedere, perché magari i tappeti servono un po' come diversivo per non farmi passare sotto. Però per ora non mi sembra che arrivino dei tappeti. Vediamo, vediamo tappeti. No, qua non c'erano nemmeno tappeti. Io continuo a shiftarmi, ragazzi, perché qua, qua mi puzza qualcosa. Ragazzi, qua c'è un blocco. E questi blocchi qua, sapete che blocchi sono? Sono i blocchi quelli che gli old man non possono oltrepassare. Quindi, cavolo, questo team di hacker è veramente molto intelligente. Però, se provo a rompere questo tubicino qua, tecnicamente, no, poteva essere un passaggio segreto e non lo è. Va bene, allora, non sto capendo, ragazzi, perché continuo, cavolo, a shiftarmi? E qua non ci sono passaggi segreti, vero? No, no, cacchio. Allora, non è che magari il passaggio segreto è all'esterno di questo bunker. Quindi magari c'è una zona, un portone che da questa parte qua, dal lato destro, magari si può passare. 7421, cerchiamo di capire. C'è una chest! C'è una chest, c'è sempre stata? Ragazzi, non lo so! Allora, prima di aprire la chest, vediamo se qua c'è qualcosa. No, c'è comunque una zona di caverna. No, non mi sembra, ragazzi. Facciamo così. Apriamo questa chest. Ok, c'è un libro. Red Ice ZWNDROP. Perché Red Ice? Ragazzi, ricordiamoci bene il funzionamento dell'SCP del Red Ice. Il Red Ice è quel blocco in cui se tu muori appunto sopra di esso, perché lui ti fa danno, prende la forma appunto del tuo personaggio. Quindi magari si alza i due blocchi il ghiaccio. E perché Red Ice? E soprattutto, perché c'è un libro nascosto in una chest a fianco al bunker di ZWNDROP? E voi direte, Marco, leggilo. Lo leggiamo assieme, ragazzi. Nascondiamoci qua prima che entra qualcuno. Allora, leggiamolo. Luke? Luke? Chi è Luke? Ho avvisato anche Anna. Ragazzi, ma chi sono Luke e Anna? Il Red Ice per uccidere SCP-096X si trova nascosto in una ghost chest nel bunker sotterraneo dei 106X.
Wow, ragazzi, abbiamo scoperto una cosa incredibile! Mi raccomando, indossa l'anti-hazard suit ed entra dal lato giusto. Verso le 3 di notte salgo sul server. A dopo. Ragazzi, con questo libro qua abbiamo scoperto i due personaggi in più insieme a ZV Andrew P che stanno confabulando dentro al server, che sono Luke e Anna. Ok? E quindi vogliono Red Ice. Hanno trovato Red Ice per far fuori 096X. Ok, questa cosa qui è assurda. Scrivetemi voi qua sotto nei commenti perché vogliono fare questa cosa. Perché vogliono uccidere 096X? Perché magari droppa un'arma potentissima? Poi c'è scritto che si trova all'ingresso dal lato giusto. Allora, facciamo una cosa. Tecnicamente noi abbiamo fatto fuori per ora i 106X che si nascondevano sotto al bunker. Voglio provare a rientrare e cercare di capire appunto dove cavolo si trova questo ingresso. Perché io oggi volevo farvi vedere la trappola. Ma io ve l'ho detto, ragazzi, questa serie qui sta diventando pazzesca. Perché ogni giorno scopriamo delle cose fantastiche. Ok, però, ritorniamo. Speriamo che non siano spawnati altri 106X. Diamo un occhio, perché io ho veramente molto paura. Ma ragazzi, noi abbiamo anche i cheat. Facciamo così, premiamo col 5. Ok, vediamo, perché, ragazzi, ma meno male che ho i cheat. Perché mi sa che ho trovato l'ingresso segreto. Non ci sono 106X, vero? Ma eccolo qua. È vero che ho i cheat. Ok, abbiamo trovato l'ingresso. Ottimo, ottimo. Ecco i mob spawner. Ok, ragazzi. Nel video di ieri però l'ingresso non l'avevo trovato, perché probabilmente il bunker era soltanto in costruzione. E alle 3 di notte di ieri, quindi, hanno modificato il bunker, hanno fatto l'ingresso, cioè ZV Andrew P ha fatto l'ingresso e ha lasciato quel libro. Ma meno male che abbiamo registrato oggi questo video, ragazzi. Meno male. Allora, c'era scritto che sta in una chest nascosta. Le ghost chest, ragazzi, sono delle chest che si possono trasformare in blocchi praticamente uguali a quello che troviamo qua. Quindi magari potrebbe essere anche uno di questi mob spawner, uno di questi tubi. Non lo so, ragazzi, potrebbe essere qualunque tipo di cosa alla chest. Trovata! Trovata, ragazzi! Abbiamo trovato il Red Ice per la trappola! Cioè, abbiamo trovato il Red Ice per la loro trappola, non per la nostra. E a sto punto glielo rubiamo per la nostra trappola. Però, sono 16 blocchi, ragazzi. Però, allora, leggiamo il libro, fermi un attimo. Mi sembra che non abbia scritto quanti blocchi abbia lasciato dentro. Ok, infatti non l'ha scritto. C'è scritto che ha lasciato il Red Ice per uccidere SCP-096. Quindi magari ZV Andrew P crede di aver messo dentro soltanto un blocco di Red Ice. Quindi facciamo così, lasciamone solo uno. Perché i ragazzi che leggeranno il libro, che adesso io tornerò là a lasciarli dentro la chest, crederanno che c'è solo il blocco di Red Ice. Avete capito, ragazzi? Sta cosa è molto importante. E sta cosa ci salva, perché a sto punto noi potremmo uccidere prima di loro SCP-096X. Però, ragazzi, qua c'è da capire se posso trovare un passaggio segreto. Qua perché ci sono tre blocchi di Bedrock? Cosa ci nasconde? Perché questi qua non dovrei vederli. Perché vedete, ragazzi, col blocco della cheat, con la mod della cheat, io vedo i blocchi che servono appunto per non far scappare i 106X per proteggere il bunker qua in alto. Però qua io vedo della bedrock. E infatti, ragazzi, questo è un passaggio segreto. Non ci credo! Ma non ci ho fatto caso prima, ragazzi! Voi ci avevate fatto caso? Scrivetemelo qua sotto nei commenti al fatto che qua c'erano due blocchi di bedrock e da questo lato no. Io pensavo che fosse fatta apposta come cosa. E diamo un occhio, perché qua i 096X non sono per niente spawnati, va bene. Allora, quindi qua non ci sono altri ghost block, no. Cavolo, ragazzi! Ottimo, abbiamo scoperto sta cosa, è veramente incredibile. Va bene, allora, facciamo così, 7421, andiamo subito a mettere via il libro per appunto sto Luke e questa Anna. Ok, quindi mettiamo via il libro, prendiamoci questi blocchi da Red Ice e teniamoci stretti noi. Allora, adesso andiamo a farvi mostrare appunto la trappola che avevo creato per 096X. Io non so se attivarla, ragazzi, perché qual è il mio dilemma? Volevo chiedere a voi, a sto punto, se volevate che io tenessi 096X e trasformarlo nel nostro pet personale. Oltre a Matteo, che è SCP-173X, che purtroppo è sempre incastrato qua nell'angolo. Cioè, guardatelo qui, ragazzi, purtroppo c'ha sempre sta faccina qui incastrata. Ciao Matteo! Lo so, ragazzi, chiamare SCP-173 Matteo è una cosa molto strana, molto strana. Comunque, dicevo, non so, ragazzi, a suo punto, se tenere SCP-096X come mio animale personale e dargli un terzo nome al mio terzo SCP-096 oppure farlo fuori. Quindi dovete dirmelo voi qua sotto nei commenti cosa fare. Fatelo voi, ragazzi, decidete voi il suo destino. Comunque la trappola qua sotto è una cosa veramente molto semplice, perché qua si scende
scende con queste scale a pioli, le ladder di Minecraft, se mi facessero scendere, grazie. E c'è questa zona qui che ha praticamente questi tubi qua fatti in stone che servono per convogliare SCP-096 qua dentro. Io a sto punto tolgo questo blocco qua di quarzo e ci metto un red ice, così nel caso noi volessimo far fuori SCP-096X lo facciamo fuori con red ice. Perché guardate qua, avevo preparato una chest con dentro tutta quanta questa lava da metterla qua nel pavimento, così SCP-096X prende e muore. Perché da quanto ho scoperto ultimamente, gli SCP non muoiono più grazie alla Broken Telekinesis Sword. Hanno una vita veramente molto, ma molto forte. E quindi ragazzi non so più cosa fare. Però abbiamo scoperto una cosa importantissima: il bunker di 106X con 4 mob spawner che continuano a spawnare. Ragazzi, oggi abbiamo fatto delle scoperte sorprendenti. Fatemi sapere a questo punto, voi qua sotto nei commenti, se devo mantenere in vita SCP-096X o meno. Ma ragazzi, oggi abbiamo scoperto quindi il Red Ice, 2 nuovi personaggi cattivi contro di noi, il bunker sotto, e vi ho mostrato la nuova trappola per far fuori SCP-096X. Quindi è stato un episodio, credo, incredibile. Lasciate un bel mi piace, un bel commento ragazzi, se scegliete uno dei due video qua davanti per rimanere sul mio canale. E se siete nuovi, se sei nuovo, iscriviti al mio canale col tastino rosso qua sotto. Ci vediamo in un prossimo video ragazzi, da Marco è tutto, ciao!